Bella a tutti ragazzi, oggi è Iflex che vi parla e siamo tornati nel Let's Play di Minecraft. Siamo arrivati al 20° episodio e in questo episodio andremo alla costruzione della farm di canne da zucchero. Allora, qui ho ampliato il sotterraneo, mamma mia, ci sono stato un macello di tempo, qui ho già iniziato a mettere la terra, qui poi ho messo un blocco di erba così qua si inizia a propagare. Qui tutto bello illuminato, qui come da qua l'ho fatto tutto perfettamente uguale. Qui ci saranno le due stanze, qui iniziate a scavare, che qui ci sarà la stanza delle canne da zucchero. E prima di iniziare volevo dire una cosa. Nel video di domenica c'è stato un inglese che mi viene a dire boh. Va bene, ok, sei un hacker, lo so, ma tu che sei inglese, ma che cazzo mi dici, bu, che non capisci un cavolo di italiano, specie di rincoglionito mentale? Vabbè, lasciamolo nella sua ignoranza. Tipo, sono andato nel suo canale, 72 iscritti, 12 visualizzazioni a video, un mi piace sarà il suo, se lo metterà da solo lo faccio io, vabbè, però io ne prendo di più. E un non mi piace, un like, un non mi tutti, così, vabbè. Iniziamo lo scavo, lasciamo perdere i rincoglioniti mentali. Quindi ora raga. No, c'è la ghiaia, ma perché mi perseguita? Vabbè raga, faccio questo piccolo taglio e ci rivediamo tra poco. Ecco raga che ho finito di scavare. No comment. Mamma mia, quante schifi che ho trovato. No, solamente due di canne da zucchero. Ma no! Guarda, c'è qualche creeper. Mi fa esplodere la casa. Non scassare, rincoglionito, pure tu. Faccia rossa. Tua sorella ti spacco la famiglia. Mongoloidi, tu che ci esci, rincoglionito, chi ti ha detto di uscire? Ma come entra, va, entra qua, guarda che mi cade sto fantammongoloide qua, mettiti qua e tu devi controllare e basta qua, mangiati l'occhio di ragno, è buono. Oh, no 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 no, aspetta, io non lo mangio perché è brutto. Lo butto, schifo. Quindi andiamo a dormire, dopo andiamo a cercare delle canne da zucchero perché dobbiamo fare questa farm. Quindi avevo il cavallo da qualche parte, ecco lì sotto. Ci mi ha dato fastidio quel commento di quell'inglese, cioè almeno sei italiano, capisci quello che io dico, va bene dai, ci può stare, ma arriva un inglese. Aspetta, non so quello che manca. Arriva in inglese, buh, non capisci manco l'italiano. È assurdo, guardate che bello è diventato. Ma per favore, va. Quindi, mi pare di qui c'era della canna da zucchero. Ma ne sono due. Ecco, lì ce n'è un po', quindi scendiamo. La prendo tutta, tanto, non mi interessa. Noi lo possiamo fare perché tanto mi vado a fare la farm e quindi guardate quanto ce n'è qua. Dove l'avevo messo tutta sta canna da zucchero? Perché mi ricordo l'avevo presa, infatti mi ricordavo che era proprio in questa zona. Ne lascio solo due perché anzi quindi 25, 27. Poi già fame. Va bene, hai fatto 2 metri, sei morto di fame con un mongoloide. Hai fatto di qua a là. Mamma mia. Come si può? Ciccione stupido. Mamma mia. Forza, torniamo a casa, tu ti stai nel recinto, bello, buono. Ecco, qua dentro. Fatemi uscire, levati, grassone, aia. Ti sposti,
ragazzi. Oh, aspetta, facciamo così. Ecco. Tutte queste manovre per uscire. Fammi questa carne perché ho sempre fame, non si sa il perché. Qua chiudo la porta. Ah, pure una freccia, questa mi piace. Ma non avevo l'arco una volta. Eccola. Già che ci siamo, raga, ce lo incantiamo l'arco. Perché lo so, devo fare la fame. Mi sto mettendo a cantare gli arco. Vabbè, tanto questione di un minuto. Questo brutto despona là. Forza, voglio un bell'arco. Oh, aspetto di fuoco, che bellissimo. Ho anche un bel power 2, dai, ci sta bello. Quindi mettiamo l'arco 1 e il lapis. Quindi potenza 1, potenza 1. Cosa cambia? Vabbè, faccio questo qua, faccio me un altro. No, non me l'hanno dato un altro perché sono tirchi, volevo fare anche l'altro, va bene. Non ci fa niente. E l'arco a me piace, è bellissimo. Perché con l'arco si ara. Poi quindi questo vado a posare. Dopo vado a posare anche l'arco e così ci dedichiamo solamente alla costruzione. Perché se no va, non sarebbe corretto. Quindi qua mi prendo le mie canne da zucchero che non ci sono più. No, le canne da zucchero da qualche parte. Ecco qua, due. Forza. Quindi scendiamo. E che poi mi devo prendere un sacco di redstone perché devo fare un sacco di ripetitori. Dopo lì qua, questi qua. Dopo i mattoni di pietra che non li trovo. Ecco, mattoni di pietra. Bene. Dopo il ciottolo. E cos'altro manca? Ah, i pistoni. Quindi devo di nuovo risalire per prendere gli slime ball. E ne ho un sacco perché li avevamo trovati tutti nella prima miniera che abbiamo esplorato. Bei tempi quella. È stata bellissima la miniera con tutti quei diamanti. Dopo dovevo avere della stone. Dov'è? Era muschioso, pieno, solo due. Ma perché solo due? Quindi ora questa qua la vado a mettere a cucinare, a cucinarsi, perché il ciottolo si cucina. Bravo, bravo Flex, bello, bravo. Il ciottolo si cucina, vabbè. A parte le minchiate che sparo come al solito. Quindi scendiamo e dedichiamoci alla statua. Già finito tutto, bellissimo. Guardate, troppo bellissimo. Guardate che schifo, mamma mia, ghiaia di tutti i lati, mamma mia, non finiva più, raga, brutta. Quindi qui dobbiamo fare il percorso con l'acqua. Ecco, mi sono scordato di craftare l'hopper. Quindi, ora andiamo a prendere, vabbè, questo li mettiamo qua. E prendiamo i mattoni di pietra. Qui ci ho sbagliato tantissimo perché... come al solito io devo sbagliare, perché ho sbagliato per due volte, va bene, perché tanto è normale. Ecco, uno, poi questo lo riposiamo, prendiamo il mattone di pietra e facciamo così e così. Bello. Dopo qui andiamo ancora a scavare. Allora, qui sotto ci sarà un hopper che collega alla cassa, quindi noi dobbiamo mettere qua l'hopper e qua la cassa. Dopo qui facciamo tutta una cosa col vetro, tanto per estetica. E dopo iniziamo. Ah, no, devo fare tutto con la terra qua, l'ho dimenticato, perché questo qua infatti. Quindi raga, faccio un piccolo taglio, mi crafto anche tutte le l'hopper, la cassa, i, come si chiamano, i ripetitori di pietra rossa, tutto il macello. E dopo ci vediamo tra poco.
Raga, piccolo aggiornamento, sto facendo i corsi, come si chiamano. Aspettate qui, se ho sbagliato. Vabbè dai, facciamo così. Vi faccio vedere di nuovo come si fanno i corsi questi qua. I ripetitori, non mi viene mai il nome. Ne dobbiamo fare di questi 4. Sì, 4. Allora, quindi ora faccio un altro piccolo taglio e ci vediamo tra poco. Allora raga, ecco che ho finito di craftare tutto, a meno che io mi sia dimenticato qualcosa. Qui ho portato qualche blocco d'erba, così se è più bella anche da vedere, perché va, ci sta. Allora, ora si va a fare tutto il meccanismo. Vabbè, è facile comunque, non vi preoccupate. Quindi qua avremo il nostro bottone. E però si stona un po' nel vetro. Allora raga, no, ho sbagliato già. Vabbè, facciamo così, guardate. Ecco, vabbè dai, me ne frego, lo metto con di stone e poi si fa tutto vetro. Boh. Quindi qui si fa il bottone. Ora, dove è il ciotto? Eccolo. Qui dobbiamo fare tutto così e anche qua dietro. Dopo andiamo da questo lato e piazziamo tutti questi qua. Ecco, fammi andare però, ecco. Dopo qui ci va la cassa, che la andiamo a mettere subito. Dov'è? Eccola qua. Dopo qui andiamo a mettere il l'hopper. Ecco che l'abbiamo collegata alla cassa, così tutte le canne quando vengono azionate da questo pulsante qui fanno tutti i cosi. Aspettate però, non posso passare. Ecco, dopo qui ci va un'altra fila tutta di cobblestone e dopo prendiamo i nostri ripetitori e la nostra pietra rossa. Quindi già, aspettate, ho sbagliato. Quindi di qua viene azionato il meccanismo con il pulsante. Dopo qui dobbiamo mettere tutta la redstone. Va a finire così, qui così. Aspettate, ho sbagliato. Dopo qui così e anche qua. Mentre qui dobbiamo andare a mettere i nostri ripetitori di pietra rossa. Ecco, è un meccanismo abbastanza facile da costruire. Però prima di chiudere la stanza devo sistemare tutto questo schifo che è proprio... brutto, mamma mia, guardate che schifo, brutto, che schifo, mamma mia. Allora, allora andiamo a craftarci un pulsante per vedere se funziona anche. Quindi, come si faceva ora il pulsante? Ah, forse con la pietra, quella normale. Ecco, sì, giusto. Ah no, mi sto insegnando a porta le regole di crafting, perché ero abituato all'altra crafting. Allora, qui mettiamo momentaneamente questo. Aspettate. Oh, guardate, è bello, funziona a meraviglia. E dopo questi qua cadono nell'acqua, vengono trasportati qua e entrano dentro la cassa. Quindi è proprio bellissimo. Comunque ne anticipo che non è questo meccanismo non è tipo, non è funzionante al 100%, perché alcuni pezzi non arrivano nell'acqua e quindi avete capito. Però alla fine vi dico semplicemente perché l'ho voluto fare lo stesso così, perché alla fine perché alla fine la canna da zucchero serve, però non propriamente in quantità molto grande. Quindi questa qui la metto qua. E dopo dobbiamo illuminare meglio. Qui ora vi vado a mettere dopo quella la pietra brillante. Ecco, qui li metto questo se ce la faccio. Come al solito devo sbagliare perché sennò non sono i flakes. Quindi qui non è finito niente. No, ecco appunto. Allora, quindi raga, faccio un piccolo taglio, sistemo tutta questa stanza perché così è proprio bruttissima. Poi qui magari gli metto qualche cosa tipo col verde, perché dobbiamo sempre restare a tema.
Quindi vi faccio ritrovare qui la stanza tutta finita. Dopo vado a posare anche tutti questi materiali che ho qua nell'inventario, tipo la redstone, tutte quelle cose là. Ecco qui raga che ho rivestito tutta la stanza. Qui ho messo anche della pietra brillante. Qui ho lasciato così perché ora andremo a vederlo insieme. Quindi qua bello. Ho anche posato tutte le mie canne da zucchero qui dentro, ho fatto alcuni tipo l'ho fatto alcune volte così per avere del bambù in più. Quindi anche se non è molto efficiente questa farm perché sempre qualche pezzo raramente viene perso, alla fine è molto funzionante, perché alla fine se voi ci fate caso il bambù non serve proprio a tanto. Quindi vado a prendere questo e questo, che ne ho recuperato un bel po' nella giungla un attimo fa e l'ho messo anche nella vettura, vi faccio vedere. Quindi scendiamo, allora andiamo sempre nella stanza, quindi eccola qua, ecco, quindi qua facciamo così, ecco, questo finisce l'acqua e poi viene trasportato, bello. Quindi allora faccio vedere il perché. Allora avevo intenzione di fare tipo una cosa come la tettoia, perché ci sta più bellissimo, invece tantissimo ormai questa cosa. Con le foglie di giungla viene anche meglio perché è tipo una cosa molto più verde, e quindi ci sta. Qui a quanto ho capito si propaga questa cosa, non lo so, forse tipo arrivo fino a qua, non lo so. Forse si propaga tipo anche sul tetto, però non sono sicuro. Ecco qui è cresciuto un altro perché mi dà fastidio. Quindi faccio così, così almeno ho più spazio per mettere questo. Ecco, qui la facciamo anche così perché ci sta, dai, è più bello, guardate. Guardate, è bellino. E dopo la metto anche qua, dai raga, perché non mi cadere, stupido. Ecco, facciamo così, così. E l'ho detto di tu. Allora, quindi facciamo così, almeno viene più bello, più colorato. Quindi facciamo anche così. Che succede? Ecco, mi camminava. Quindi qui ne metto tipo altro, vediamo come viene. Così, tutto bello. Aia! Beh, sto sprecando tutti, tanto dopo vado in nella giungla a recuperarne altro. Quindi, questa qua la taglio. Guardate, è bello, una stanza molto verde. Qui dopo faccio un'altra stanza per raccogliere del cacao e la faccio sempre su questo stile, con tipo molto verde, però sempre qualcosa di carino penso. Quindi bella, dai, ci sta, mi piace tantissimo. Ditemi sotto nei commenti se qui devo mettere tutto il vetro oppure lo lascio così, perché tipo avevo prima intenzione di qua mettere tutto il vetro e lasciare solamente la cassa disponibile e questo qua per tipo, fare così. Quindi però siccome è fatto col ciotto, non lo so se ci sta messo col vetro qua, non lo so, forse così è più bello, anche perché possiamo girare di dietro e vedere il meccanismo, possiamo anche guardare questa bellissima parete. E non lo so, dai, ditemelo voi nei commenti se siete da parte mia, cioè come ho detto prima, oppure avete altre idee. Quindi questo qua lo vado a posare. Ecco qui la nostra tettoia, davanti è sempre uguale, non l'ho modificata perché davanti ci sta. Ecco qui nel laterale, qui l'ho dimenticato, aspettate, vabbè ora facciamo una cosa. Qui dietro l'ho messa proprio tutta, dove ce n'è una l'avevo messa oggi, forse qualcuna dove ce n'è due. Così qua diventerà proprio tutta verde, qui dietro tutta con gli alberi, così proprio immersa nella natura, qui già è così. Quindi vado a prendere un attimo la tosatrice perché così vado a sistemare quella. Pensavo di averla messa anche da quel lato, però l'ho dimenticato evidentemente. Quindi entro in casa. Dov'è la nostra tosatrice? Dove sei? Eccola qua. Che mi sta finendo. Quindi vado subito veloce. Sento degli zombie, però non cadere cretino, non so il perché. Che bello, sono all'aria aperta, perché devo sentire degli zombie? Va benissimo, di nuovo fame, ha mangiato un pane, mamma mia, ma che grossone bumbolo. Quindi tanto la prendo di qua,
Uno, due, vabbè, qui l'ho letto. Ecco, così non me ne porto a casa e non mi riempio l'inventario con questi cosi. Questo video vi sia piaciuto, come al solito lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, ditemi sotto nei commenti se questa stanza vi è piaciuta. A me onestamente piace moltissimo, perché anche è bella, messa tipo nella natura e mi piace, ci sta. Quindi lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale da iFlex, è tutto. Ditemi anche sotto i commenti come proseguire la serie, l'ho dimenticato. Quindi da iFlex è tutto.